una commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della sanità in Calabria. La proposta di legge arriva ad articolo 1 a firma dei deputati Nico Stumpo, Michela Rostan e Federico Fornaro. Concentrazioni di poteri, collusioni affaristiche e condizionamento mafioso, recita la relazione illustrativa al testo normativo, sono aspetti inquietanti che devono essere indagati e accertati anche attraverso un'azione parlamentare. Lo stato della sanità in Calabria è disastroso e le conseguenze le pagano i cittadini con un livello delle prestazioni non sufficiente e con una spesa che pesa sui calabresi senza alcuna corrispondenza con i servizi erogati. Con questa commissione, dice Stumpo, vogliamo fare luce su quello che è successo nella sanità calabrese, capire fino in fondo perché è stata sempre un problema e mai un'opportunità. E per farlo il commissariamento non basta, c'è bisogno che la politica faccia la sua parte. Il commissariamento della sanità in Calabria avviene perché c'è un disastro sui dati della sanità, sui LEA, sullo sperpero economico-finanziario, sull'incapacità di costruire un sistema sanitario. Ecco, non basta un commissariamento di 18 mesi, io penso che in questi 18 mesi i commissari debbano provare a fare tutto quello che bisogna fare, però c'è bisogno che la politica faccia di più e anzi io dico che se ci dovesse essere una contrarietà vorrà dire che il commissariamento serviva solo a fini elettoralistici e non per risolvere i problemi della sanità e la dignità dei cittadini calabresi. Come tutte le commissioni parlamentari, si assegna a 21 parlamentari, 21 deputati, pari poteri di quella della magistratura inquirente, quindi si può andare a controllare, avendo una funzione inquirente, quali sono stati i problemi che hanno segnato la sanità calabrese. La sanità è un pozzo senza fondo, aggiunge Arturo Bova, che risucchia una quantità enorme di risorse che vengono tolte ad altri servizi. La questione va dunque affrontata e risolta con urgenza. La sanità evidenzia proprio il fallimento di un certo tipo di fare politica in Calabria, di una classe dirigente che va sostituita, mi ci metto il primo io nel mezzo, ci mancherebbe pure, ma è il punto nodale, di snodo proprio per la ripresa e per la ripartenza della... Guardi, lo dico in una gestione privata. Si parla tanto del privato rispetto al pubblico, ma se un gruppo aziendale, un gruppo imprenditoriale avesse un ramo d'azienda, va bene, quello più importante, che assorbe il 60-70% delle risorse, che va sempre a picco, l'azienda starebbe ferma? O si concentrerebbe su quella cosa? O sta bene che la sanità sia questa grande mucca da mungere?